ha 2764 anni di storia e un futuro ancora tutto da scrivere. Suggestiva, romantica, incantevole. Una città meravigliosa, abitata orgogliosamente da quasi 3 milioni di cittadini e meta privilegiata per milioni di turisti. Ma l'impatto con la realtà è ben diverso dalle aspettative e dalle immagini dei cataloghi patinati. Vista da vicino, Roma è una città trascurata, abbandonata, vittima ogni giorno di inefficienze croniche e illegalità diffuse. Trasporto pubblico, manutenzione urbana efficiente, rifiuti zero, meno slogan sulla sicurezza e più legalità, solidarietà e assistenza e un'amministrazione più vicina ai cittadini. Con queste parole chiave il capogruppo DC in Campidoglio, Alessandro Onorato, ha presentato al Palazzo dei Congressi dell'EUR le proposte e i primi obiettivi per il prossimo governo della città al fine di cambiare davvero Roma. Con questo slogan Onorato ha chiamato a raccolta militanti e simpatizzanti dell'Unione di Centro per iniziare un confronto aperto e partecipato in vista delle prossime elezioni amministrative. In una sala aggrimita, dopo alcuni interventi di rappresentanti della società civile, Onorato ha elencato punto per punto proposte concrete e fattibili per modificare il volto della capitale. Per le prossime amministrative, ha spiegato, lanciamo 3 regole chiare, nessun condannato in lista e nemmeno inquisiti per usura, riciclaggio e reati di stampo mafioso, poi liste trasparenti. Ogni candidato dovrà pubblicare online il proprio stato patrimoniale, la fonte reddituale, eventuali conflitti di interessi e il curriculum. Infine liste partecipate per superare l'UDC e mettere in campo anche a Roma una lista per l'Italia che aggreghi esponenti delle associazioni, delle categorie e dei territori. Inoltre è stata lanciata online www.cambiamodavveroroma.com, una piattaforma aperta per condividere idee e raccogliere proposte, opinioni e soluzioni. La nostra idea è dimostrare a Roma che è possibile cambiare davvero, è possibile affrontare i problemi che nessuno ha mai avuto il coraggio non solo di risolvere ma di affrontare, quindi con passione, idee e contenuti, trasporto pubblico, rifiuti, manutenzione delle strade, la sicurezza, sono tutti temi dove è possibile fare molto, bisogna capire se si ha il coraggio e se si ha anche la libertà personale per poter affrontare questi temi. Vogliamo constatare un dato di fatto, la giunta Alemanno è una giunta fallimentare, non che le giunte precedenti abbiano fatto chissà cosa per la nostra città, però bisogna attenersi a questi ultimi 5 anni, il fallimento è sotto gli occhi di tutti, scandali, malversazioni, nessuno spunto programmatico di slancio per la nostra città, i problemi c'erano e sono aumentati. Noi facciamo la nostra proposta e chi l'ha detto che necessariamente ci dobbiamo unire a qualcun altro? Noi facciamo la nostra, poi vediamo. Pier Ferdinando Casini, leader dell'UDC, durante il suo intervento ha sottolineato la necessità per Roma di voltare pagina. La capitale d'Italia ha bisogno di un grande progetto di rinascita, bisogna che ci sia discontinuità. Per questo faccio appello alle energie migliori della città. Lo sfarinamento di questa amministrazione romana nasce sul terreno delle promesse, perché le promesse si sono semplicemente manifestate e realizzate, e la classe dirigente che il sindaco ha scelto per le municipalizzate, per le società a partecipazioni comunali, sono né più né meno peggio di quelli che c'erano prima in questa città, in questa regione. Ma oggi parliamo di città, bisogna voltare pagina e bisogna farlo con coraggio. E bisogna farlo partendo da quelle amministrazioni, da quegli amministratori come Alessandro, come i nostri consiglieri, che hanno cercato di operare concretamente. Io sono contento che tu hai dato una buona idea al sindaco Alemanno del consigliere familiare. Hai fatto bene, avevi una buona idea e gliel'hai data, non è mica il tuo nemico, è il sindaco della tua città. Favorevoli a questo cambiamento le persone presenti. Roma può cambiare soltanto con la partecipazione attiva, il ritorno dei cittadini a interessarsi della politica, perché chi ha degli interessi particolari sicuramente sa già chi votare. E bisogna coinvolgere più la cittadinanza facendo degli eventi come questo, in cui proprio si può far rendere partecipi le persone di tante idee che cambiare davvero può dare alla città. Speriamo che ci sia un rinnovamento anche dal punto di vista delle persone, dal punto di vista culturale. Tutti noi ci dobbiamo da fare, perché qui non bisogna aspettare che qualcun altro faccia qualcosa al nostro posto. Dobbiamo essere in qualche modo
pronti a essere anche partecipi. Cambiamo davvero Roma, cambiamo davvero l'Italia, non vergogniamoci più di essere italiani, perché adesso veramente siamo arrivati a un punto che dire che sono italiana mi vergogno proprio io.